Resta stabile la curva dei contagi in provincia di Salerno. Nelle ultime ore altri 436 positivi, l'inversione di tendenza, nonostante la zona rossa e le varie ordinanze restrittive dei comuni, ancora non si vede. Ma la pandemia pesa non solo sulle famiglie colpite dal Covid, ma anche su quelle che si trovano a fare i conti con pazienti fragili o estremamente fragili. Nei giorni scorsi dalla frazione Persano di Serre è arrivata la protesta dei genitori di Christian, ragazzo salernitano affetto da SMA di tipo 1. Nadia, la madre, ha rinnovato l'appello all'ASL a ripristinare l'assistenza domiciliare drasticamente ridotta negli ultimi mesi. Christian, per la sua patologia, è assistito in ADI, quindi assistenza domiciliare integrata. Quest'ADI prevede nel nostro caso 65 ore settimanali di assistenza infermieristica, che però da ottobre non riescono a essere coperte anche a causa della pandemia. Abbiamo fatto diverse lamentele e denunce all'ASL per questa situazione, per cercare di risolverla, ma per 5 mesi insomma non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, se non solo tante parole. Intanto torna la mobilitazione dei comparti maggiormente penalizzati da un anno di pandemia. I piccoli teatri di Salerno hanno firmato un appello congiunto per chiedere alle istituzioni di aiutare anche queste realtà. In particolare, un'idea potrebbe essere quella di concedere l'uso dell'Arena del Mare, spazio aperto in pieno centro a Salerno e dunque capace di garantire anche la sicurezza sanitaria, in vista della programmazione estiva dei teatri.